medio di Ford, rinfrescatosi in design, segue ora i canoni stilistici degli ultimi modelli della casa e con la Focus condivide gran parte della meccanica. Il listino approda all'elettrificazione, tanto che oltre ai motori benzina e diesel, ci sono ora a disposizione un mild hybrid a gasolio ed un plug-in hybrid a benzina, mosso da un 2005 abbinato ad un cambio automatico. Quest'ultima anima è quella con cui abbiamo affrontato la nostra prova su strada e i 56 km in elettrico dichiarati da Ford vengono rispettati a patto che si adoperi una guida tranquilla. La scelta di come personalizzare Kuga plug-in hybrid sta nel fatto di vestirla in allestimento titanium o con l'Estiline X. Noi con quest'ultimo ne abbiamo testato le doti di guida e il carattere da sport utility. L'indole è quella di percorrere lunghi viaggi facendo rimanere nel pieno del comfort tanto chi la guida quanto chi la vive da passeggero, senza far mancare un'ottima insonorizzazione e assorbendo bene le asperità del manto stradale, nonostante i grandi cerchi in lega di questa versione sportiveggiante. Rispetto alla versione precedente, la nuova Kuga cresce in dimensioni e raggiunge ora i 4,61 m. E per la plug-in hybrid, il bagagliaio paga pegno nel lasciar spazio al pacco batterie. Propone infatti una capacità di 405 litri, che aumentano spostando in avanti il divanetto posteriore, o comunque abbattendo gli schienali se si necessita di maggior spazio.